Abitante del pianeta Terra, questa storia oggi è per te. La carta igienica dove l'ha buttata? Ed è una storia di sforzo e di sudore. È il 16 gennaio del 1921. Da poche ore albeggia sulle cime dell'Himalaya, dove è in corso una fortissima nevicata. Ma questa è un'altra storia. Come direbbero gli inglesi, it's another story. Perché la storia che vado a raccontarvi è degli anni 70 ed è dentro la leggenda di uno sport in cui la tenacia dell'atleta è messa a dura prova da una triplice sfida di resistenza. Corsa, nuoto, ciclismo. Come dicono gli inglesi, triathlon. Come direbbe Winston Churchill, boia la fatica, 50 minuti. Questa abitante del pianeta Terra è la storia del più grande triatleta che il Veneto abbia mai conosciuto. Wolfgang Amadeus Beckenbauer Strasse, detto Tony Paltan. La storia di Tony Paltan è simile a quella di tanti altri campioni. Sua madre muore 10 anni prima che lui nascesse. Il padre è un uomo austero, ma che conosce fame e sacrificio, perché i Beckenbauer Strasse vivono da 5 generazioni in un modestissimo castello con 58 stanze e servitù ai piedi dei Monti Berici. E i Monti Berici sono suoi. Ma lì internet prende poco. O come dicono gli inglesi, internet prende poco. Così, il piccolo Tony Paltan passa le giornate a correre, inseguito dalla sua servitù che lo obbliga a fare delle cose terribili, come il kitesurf o lo scrub con la crema micellare. Ma quando vedi Tony Paltan correre inseguito dalla sua servitù, subito ti vengono in mente le mattine dell'Africa, all'eterna sfida fra i leoni e le gazzelle. Ma come dicono i Masai, non è importante che tu sia leone o gazzella, ma sai che devi correre. E Tony Paltan corre perché per lui correre non è semplicemente uno sport, è vita. Gli inglesi dicono it's life. Che sia un predestinato anche sulle due ruote ce lo dice un pomeriggio del 1975. Fuori dal patronato di Boara Pisani ruba la bicicletta di Don Piero e inizia a pedalare forte. Arrivato all'altezza di Copenaghen, Don Piero smette di inseguirlo, ma gli urlerà una frase profetica: tu diventerai il più grande triatleta di tutti i tempi, insieme ad altre frasi meno profetiche e anche meno ecclesiastiche. Se quel giorno per Don Piero è l'infarto, per Tony Paltan è la svolta. E pochi mesi più tardi sarà già al suo debutto nel triathlon. Tony Paltan sa di poter ottenere grandi risultati. Ciò che non sa è che ben presto busseranno alla sua porta gli eventi, il destino, il fato. O come dicono gli inglesi, ding dong, Amazon, c'è un pacco per lei! Infatti, Tony Paltan si tuffa in acqua per la prima frazione di gara. E proprio in quel momento, però, si ricorda di non aver mai preso lezioni di nuoto. Chi l'avrebbe mai detto sarebbero state necessarie? Tony Paltan affonda e non riemerge mai più. Le sue ultime parole furono glu 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 glu. Il giorno dopo, il New York Times titolerà: per il triathlon, Tony Paltan se ne va. In tutti i sensi. Questa abitante del pianeta Terra era la storia del più grande triatleta che il Veneto abbia mai conosciuto. Quel Wolfgang Amadeus Beckenbauer Strasse, detto Tony Paltan, che passerà però alla storia col soprannome di L'Insemeneo.